Bella ragazzi, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Sochi e siamo in P9, anche se siamo qualificati decimi, probabilmente una monoposto ha preso una penalità. E quindi siamo in P9, buona qualifica, questa è la strategia di gara, raga, dobbiamo continuare dopo la buona prestazione di Singapore, che è stata un po' criticata per delle curve prese un po' così, ma ragazzi, in una gara come Singapore, dove il muletto ce l'hai un millimetro, è anche normale, insomma, fare qualche, come si dice, pazzia come indiana, perché, ripeto, per i canali pro da pro ci sono altri, appunto, canali. Il canale del Cume è ancora un po' pazzo. Andiamo, raga, sarà durissima la partenza. Vai! Vai che si parte, vai che si parte. Mi hanno superato, mamma mia, ho perso 4 posizioni così. Ne ho perse 4. Posso recuperarne un po', ce la posso fare. Stando attento, ok, siamo tornati noni, yes, yes, yes. Senza danni, senza danni, senza danni, e gol. Adesso possiamo prenderne qualche altra. La Russia è una gara favorevole, quindi possiamo fare bene. Infatti pensavo di fare anche una qualifica da settimo, ottavo posto, onestamente. Però vabbè, insomma, cambia poco. Inizio non bello, però. Due brutte sbavature, Norris è vicino. Ok. Adesso con la calma facciamo tutto. Ci prendiamo qualche posizione. Madonna, che primo giro orrendo, però. Primo giro bruttino. Abbiamo Kevin che si può superare, il piccolo Magnussen. Andiamo Magnussen, Verstappen e Sainz. Madonna, ma... niente, proprio un primo giro da dimenticare. Sto sbagliando tutte le curve, praticamente. Ok, abbiamo superato la fase iniziale. Adesso proseguiamo. Babini. Ok, giro record di Valtteri. Fastest di Valtteri. È il primo giro andato, ne restano solamente 26. Ma possiamo ritardare la frenata. Yes, 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 yes. Perfetto, e superiamo Kevin con un buon sorpasso. Stai arrivando al limite dell'erogazione delle RS, perdendo energia prima della fine del giro. Stai buono. Diminuisci l'erogazione delle RS per evitare che accada. Adesso abbiamo Max Verstappen, ma già l'ottavo posto è una buona posizione. È chiaro che l'obiettivo scuderia è settimo, però abbiamo tempo per recuperare. Attenzione Magnussen, ci riprova. Uff, leggero contatto, ma me la riprendo. Attento venezianone, attento. Al momento non stiamo andando proprio benissimo. Però dai Norris, rallentami Magnussen, grazie. Adesso non deve scapparci via subito però Max. Dai che comunque c'è Bagarotto davanti, davanti c'è il Bagarotto, poi c'è Sainz che sta rallentando un po' tutti, però Sainz è veramente tornato in Formula 1 alla grande, l'ho sempre visto davanti. Va ancora. Non sento la macchina al top, comunque, proprio per niente. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso zero assoluto. Adesso Norris romperà i maroni. Questa è la nostra curva e ce lo ripigliamo. Perfetto. Ok. Buono. Dai, Norris deve... rallenta, cazzo, sono io la prima guida. La batteria poca carica. Riduci l'erogazione delle RS. Va bene. Davanti comunque non stanno scappando via e questa è una buona notizia.
Se davanti non scappano è una buonissima notizia, solo che noi stiamo girando male. Non mi sto trovando bene con queste gomme. La sosta è dal 9 al 13esimo, bene. Molto bene. Faccio fatica perché e Norris si prende la posizione, ma io dico ma sono io il primo a guida. Questa è la cosa che devono cambiare. Non puoi superarmi. Vaffanculo. Perdiamo una posizione. Non ci voleva proprio. Maledetto Lando. Buon pilota comunque Lando. Siamo una bella coppia di giovani. Meno male col DRS. Adesso me lo devo ciucciare. Ora me lo ciuccio Norris. Ora me lo ciuccio. Ciao Norris. Ah, lunghissimo, lunghissimo. Non dammi la penalità. Meno male, lunghissimo. Chi se ne frega. Ci aspettiamo che le gomme reggano ancora per un po'. Però fa attenzione nelle curve ad alta velocità. Guarda che lotta davanti, un salto lungo, Devo stare più attento. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,1 secondi. Guarda che lotta davanti, ragazzi, guarda che lotta. Infatti stiamo recuperando. Non abbiamo un buon ritmo rispetto alle qualifiche, non mi piace sta cosa. Per carità, è vero che sono stati come in scena bassa e tutto quanto, però si fa fatica. Ok. Dai che ci stiamo avvicinando, solo che Norris è veramente dietro, porca miseria. Prendiamo benissimo, chi se ne frega. La nostra è una guida arrogante. Con i rettilini facciamo molta fatica. Però siamo ancora vicini. E questo è importante. Vedete che nonostante tutto la macchina c'è e il fumo c'è. Sempre leggermente più lungo rispetto alla traiettoria ideale, diciamo. Che sento proprio il pelo sul culo di Norris, tirando pepe al culo proprio. Però stiamo rosicchiando bene adesso, il cube rosicchia. E bravo. Ocio. Stiamo arrivando. Buono, sono molto soddisfatto, non me l'aspettavo, perfetto. Dai che ci siamo. Però non, abbiamo il DRS anche, godo. C'è anche il DRS. Nessun ritiro per il momento. Ancora un po' lungo qua. Perdiamo qualcosina. Adesso Norris è a distanza di sicurezza, diciamo. Attento, fumo, meno male che è tutto diciamo regolare, al limite ma regolare. Ragazzi, la lotta è abbastanza paurosa. Proviamo l'esternazzo puro e ci prendiamo anche Sainz. Sono tutti in difficoltà per le gomme.
le gomme sono veramente prese male penso per tutti ormai. No, mamma mia, ho frenato. Ho frenato. Non credo che dureranno ancora a lungo. Box in questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Devo andare adesso per forza. No, non voglio perdere la posizione su Sainz. E me la riprendo con cattiveria e arroganza. Andiamo adesso ai box, solo che ci sarà traffico, ma non ho alternative purtroppo. Andate avanti un altro giro voi stronzoni. Soprattutto quelli dietro mi interessano. Vi prego, fate un altro giro, fate un altro giro. Loro le fanno un altro, questo è positivo. Nessuno va ai box, molto bene, questo può essere un vantaggio. Dopo devo tirare a bomba. Ma proprio nessuno ai box. Vai. Pronti, vai. Ok. E adesso dobbiamo fare dei giri da qualifica. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Avremo Russell davanti, che dobbiamo liberarcene subito di Russell. Ok. Le soste sono finite. Bisogna veramente tirare. Russell fuori dai maroni. E subito ce lo pappiamo Russell, perfetto. Purtroppo non abbiamo tanto Hers. Allora andranno nei box tutti penso in questo giro e il prossimo. Sfruttiamo le gomme. Sfruttiamo le gomme, cacchio. Tanto Hamilton non va. Non vanno però, eh? Spero di non averla anticipata veramente troppo e trovarmi a fine gara distrutto. Qualcuno vai box. Non si riesco a rosicchiare posizioni. Mamma mia. Sto cercando veramente di dare tutto quello che ho. Sicuramente fare quel giro in più qualcosa l'ha fatto perdere ed eravamo vicinissimi. Vai. Per favore riduci l'erogazione. Vai. Delle RS. Vola. E prendiamo la posizione anche su Gigi. Mamma mia che strategia perfetta. Strategia sublime in casa McLaren. Chiaro che la sarà dura tenerli dietro questi, però non si sa mai, le gomme sono le stesse, quindi vedremo. Intanto devono superarmi in pista. Very good. Due posizioni secondo me sono riuscito a prendere. In una gara è comunque amo, lo sapete soci, una gara favorevole. Sono anche l'ERS basso, quindi perderò qualcosa sicuramente, non distrarti come grazie. Gigi è veramente vicino sosta. E abbiamo anche il fastest lap, ragazzi. Le gomme medie sicuramente sono le gomme della McLaren, ma nei tracciati favorevoli lo sapete, il cume fa grandi cose. Io o vado male o vado benissimo. E soci, una delle gare favorevoli, lo sapevamo. Sarebbe il secondo podio questo, ma stiamo calmi, anche se Hamilton ha problemi, me l'ha appena detto l'ingegnere. Perez non sembra un grosso problema, appunto. Leclerc 4 secondi, non penso se stiamo facendo respirare il motore, sinceramente non ho bisogno di terzo posto, ma no, bene di più, quindi cioè, dobbiamo anche preservare i pezzi, sinceramente. Questo è l'obiettivo. In questo momento un terzo posto è qualcosa di epico, se serve il secondo dopo Silverstone.
abbiamo anche il fastest, cazzo. Purtroppo nessun ritiro, con l'unica cosa negativa per ora di sto gioco è che vedo pochi ritiri, ma soprattutto la safety car o la virtual, veramente rarissimo. Ok. Intanto i giri passano. Sta maturando qualcosa di incredibile qui in Russia. Ok, 6 giri alla fine. Comunque abbiamo un bel vantaggio su Perth, 7-6, sì. Assolutamente non vado minimamente a mettere grassa la miscela. Voglio preservare tutti i pezzi della Power Unit. Non avrebbe proprio senso, sinceramente. Ok. È vero che Leclerc forse con la Hers alto sorpasso può essere un po' più la nostra portata, però non mi interessa. Terzo, secondo cambia poco, sempre Epicus con una McLaren che comunque ha fatto dei passi da gigante incredibili. Il prossimo anno però possiamo già lottare per qualche vittoria, eh? Peccato Monza, l'unica veramente gara che mi dispiace, perché possiamo fare tanti punticini. Stare concentrati e portare a casa i punti, che c'è anche un punto addizionale con il fast, speriamo di mantenerlo. Sarebbe il terzo migliore, la terza gara con il giro record. Gara strana comunque, a parte i primi due, passo lento per gli altri, con Hamilton in grossa difficoltà. La vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme, non faremo un'altra sosta ai box. Ma sì, non c'è fretta, non c'è fretta, Beppe, non c'è fretta. Non c'è assolutamente fretta. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Lo so, anche di più forse. Gara comunque di una linearità incredibile. Abbiamo Vettel dietro, siamo tra le due Ferrari, ma un buon vantaggio ormai, non manca tanto. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Grazie amore. Ho nostri errori. Vabbè. Buono, buono. Vince Valtteri Bottas, ma per noi è più di una vittoria. Giro record al 99% e podio, secondo podio in carriera. Hai fatto davvero sì. Un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. Mamma mia. Bene, bravo, come ho fatto veramente il massimo. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia Vince di premiazione. Bottas. Quella di oggi è stata secondo una vittoria Charles. Di squadra, risultato Felicia. Di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. E vai, champagne! Buono.
E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Il primato in classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto ha accorciato le distanze. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. Non ci sono novità al Visto che stiamo sviluppando ancora per un po' la parte di resistenza, vediamo di rispondere bene alle domande sulla resistenza, se ci sono. Lucas ha fatto una buona gara. Ti fa piacere vederlo crescere? Ciao. Stavi zigzagando tra gli altri piloti durante la corsa. Vai. Ciao. Se non c'è resistenza. Ottimo. Ed è tutto. Tutto. Buono, 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 buono. La scuderia sarà felice e il ritiro di Monza ormai è dimenticato, per fortuna. Oh, altro contratto? Risultato eccellente oggi. Piazzamenti del genere ci fanno comodo per il rinnovo del contratto. Verso la prossima sfida. Sembra che anche uno dei tuoi rivali parteciperà a un evento storico. Se decidi di sfidarlo, avrai l'occasione di farti conoscere meglio dal pubblico. Non riusciamo a fare. Pare che non accetteranno la nostra proposta. Proviamo a farne un'altra. Non gli sono piaciuti i nostri termini. Riproviamo. Ok, la nostra era l'unica. È stata accettata. Il nuovo vabbè, sarà dura soprattutto in qualifica, però. Dal prossimo weekend di gara. Va buon raga, sotto il comandone veneziano ci spariamo il test in Azerbaigian. Ciao!